E là? Ah, non avevo letto i messaggi. Che bello, una serata tutti insieme! Fantastico! Venerdì? Mannaggia, c'ho da fare. Impegni improrogabile. Mi dispiace, sì. Devo andare. Poi. Si complica troppo. Farò di tutto per esserci, di tutto, tutto. Tutto, tutto, tutto. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta e lavoro da più di 13 anni nel mio studio come clinico e da un paio d'anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza su internet, su YouTube e su Instagram perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve può uscire fuori dalla finestra dello studio analitico, deve e può arrivare ad essere di tutti. Oggi parliamo di introversione, in particolare di quattro tipi di introversione. E lo faremo attraverso Jung e attraverso una ricerca americana di Chick e Grimes che ha concepito l'introversione come se fosse uno spettro, una gradualità. Partiamo dal principio: che cos'è l'introversione quando sei introverso? Innanzitutto è bene fare un distinguo fondamentale. Una questione è essere introversi, una questione invece è avere disturbi di ansia sociale o di antisocialità, posso dire in linea molto generica, che se hai dei sintomi, delle sintomatologie legate al contatto sociale, quindi che possono essere tremori, panico, paura, pensieri paranoici, ossessivi, distruttivi legati al contatto con l'altro, ti consiglio di approfondire la questione da un punto di vista psicologico con un professionista. Quindi escludiamo tutta questa parte psicopatologica, oggi parliamo di introversione, così come ci aveva descritta Carl Gustav Jung, che fu il primo a inserire la parola introversione negli studi di psicologia. E lo fece in tipi psicologici. Intorno agli anni 20, questo è un lavoro, tipi psicologici, frutto di 20 anni di lavori, di studi sui tipi psicologici, di classificazioni psicologiche, è il primo distinguo che fa Jung per quanto riguarda le molteplici differenze individuali e caratteriali è quello tra introversi e estroversi. Poi ne descriverà anche un terzo tipo, a cui non darà mai un nome, che oggi chiamiamo ambivertito, ovvero una persona un po' introversa e un po' estroversa. Le persone introverse sono quelle persone che hanno bisogno di ricaricarsi dall'esperienza sociale. L'esperienza sociale toglie energia, l'esperienza invece intima, individuale, di solitudine, li ricarica. Lo stare da soli ricarica le loro batterie psichiche. Jung in tipi psicologici distingue introverso e estroverso, ma poi dice non mi è stato sufficiente, una differenziazione superficiale per il carattere dell'essere umano, e descrive altri tipi psicologici che però ho descritto a mia volta in un video precedente, vi lascio il link in descrizione per conoscere tutta la tipologia psicologica di Jung. Oggi parliamo soltanto degli introversi. Per analizzare introversione e estroversione, Jung dice: vediamo come agisce la coscienza, come agisce l'inconscio e quali sono le peculiari, culo. Vediamo come agisce la coscienza, vediamo come agisce l'inconscio e vediamo quali sono le peculiarità psicologiche di questo tipo introverso. La coscienza di un tipo introverso si basa soprattutto su regole soggettive, sull'interpretazione soggettiva dei fatti, della realtà, degli altri. Mentre quindi la coscienza di un estrovertito è tendenzialmente oggettiva, quella dell'introvertito è più soggettiva. Parte dall'analisi di emozioni, di sentimenti personali, dell'altro, dell'interazione tra questi sentimenti. Inoltre, l'introvertito, secondo Jung, in modo inconscio, alimenta quello che lui chiama il complesso di potenza, ovvero il complesso nel quale si tende a voler avere più potere rispetto all'altro. E quindi dall'esterno la persona introversa può sembrare una persona egoista, ad esempio, e si fa i fatti propri. Ma ovviamente questa è solo un'apparenza, semplicemente perché l'introvertito è più soggettivo rispetto all'estrovertito. Nell'inconscio dell'introvertito risiede la paura di confrontarsi invece con l'oggetto esterno, con le persone. Teme quindi sentimenti coinvolgenti che lo possono coinvolgere con l'altro e preferisce sentimenti egoistici, egoriferiti, non egoistici, egoriferiti, sentimenti che lo emozionino in assenza dell'altra persona. Le peculiarità di un introvertito
invertito, secondo Jung, in questo caso sarà molto generico rispetto, se volete approfondimenti in merito guardate il link in descrizione dove parlo nel dettaglio delle tipologie psicologiche secondo Jung. Dicevo che rinizia la frase, Michele. Parentetiche, subordinate, subordinate, mi sono perso nei meandri dell'inconscio introverso, delle chiacchiere. E meandri delle chiacchiere, stavo dicendo che l'atteggiamento introvertito per quanto riguarda il pensiero può produrre overthinking, sovrappensiero o pensieri magici. Se faccio una cosa succede un'altra cosa. Se mi comporto in un certo modo allora accadrà o non accadrà questo. L'introverso può avere intuizioni molto forti, molto nette, precise, quasi futuribili, come quasi se fosse uno sciamano che predice il futuro. Non ha un metro di paragone oggettivo per i giudizi, ma sono tutti giudizi della realtà dell'altro, di se stesso, legati a un proprio fattore soggettivo. Può essere molto concentrato sui sensi, sulla sensorialità, è molto sensibile a rumori, ad esempio, a sapori, al contatto fisico. Può essere sognatore, artista, molto fantasiosa come persona, quasi mistica. Vista una descrizione generale dell'introverso, ora sappiamo cos'è, chi è, vediamo qual è questa categorizzazione che hanno proposto questi due americani per l'introversione. L'introverso sociale, sono persone timide, sono imbarazzati dei contesti sociali, ma non troppo. Per breve tempo, per poco tempo, possono darsi nei contesti sociali, anzi, se si sforzano, se programmano, possono risultare anche estroversi socialmente, mentre è tutta una maschera indossata in contesti sociali. Stare di fronte a una telecamera magari può dare l'impressione di estroversione, ma non è detto. Io qua in fondo non devo parlare con nessuno, non c'è nessuno intorno a me, so che ci sarà, ma non devo interagire con voi direttamente. O anche in contesti, per esempio, di convegni o di incontri o di riunioni di famiglia o di reunion amicali. Indosso l'abito dell'estroverso per una sera in modo molto programmato. L'introverso sociale lo possiamo riconoscere perché in momenti sociali nei quali però si rompono gli schemi di ciò che aveva programmato va un po' in difficoltà, può entrare in crisi o può risultare un po' strano nei comportamenti. Se restano fuori troppo a lungo, queste persone accusano, vogliono rientrare subito nella loro intimità, nella loro comfort zone, nella loro introversione, coi loro pensieri, le loro fantasie e le loro routine. Sono sociali, insomma, per pochi. L'introverso pensante, thinking pensante, però in questo caso gli americani non trattano il pensiero come lo trattava Jung, ma lo trattano come un mix tra pensieri, intuizioni e immagini e fantasie, quindi potremmo dire quasi l'introverso che crea fantasie, che immagina, immaginare, un introverso immaginare. Infatti viene descritto come una persona che quando sta in contesti sociali si incomincia a fare pippe, che sono fra le nuvole, che sono presi dal mondo delle immagini, che stanno parlando con una persona, che sta parlando con una persona però nel frattempo immagina, e poi a un certo punto si ritrova lì con l'altro e si chiede ma che cosa avrà detto, e dice una prima cosa buttata lì a caso. Mamma mia, mi colpisce tanto ciò che hai detto. Si cerca di connettere a un'emozione che ha sentito, a volte ci riesce, a volte no. Si fa fatica a connettersi con questo tipo di introverso proprio perché stanno in un loro mondo fatto di immagini e di pensieri. In questo tipo di introversione risiede anche la creatività dell'introverso. Se riesco a tradurre le mie immagini in azioni, i miei pensieri in azioni, divento creativo. L'introverso ansioso. Tutti in prima fila a guardare l'introverso ansioso. Gli introversi ansiosi vivono gli incontri sociali tutti qua, nella testa. Oh, mi ha rimbombato la testa. Bombo, madonna mia. Mi si è staccato il cervello. Avete mai sentito quella sensazione di distacco del cervello dalla calotta cranica? È una persona che quindi brama la solitudine, ne ha necessità. Questo tipo di introverso fa fatica a essere in contatto sociale anche con poche persone, con persone intime, con amici intimi. Prova disagio
nelle situazioni sociali, perché non sa come comportarsi, perché è chiuso nel suo mondo, perché il rapporto con l'altro genera ansia. E attenzione, anche proprio in questo luogo i ricercatori fanno un distinguo. State, come ho detto nell'incipit del video, state attenti a non confondere un'introversione ansiosa da un disturbo d'ansia a un disturbo addirittura antisociale. L'introverso ansioso semplicemente prova ansia nell'incontro con gli altri, è come se io dovessi andare a un esame dell'università. Un'ansia da performance, un'ansia esogena, derivante da fattori esterni, non endogena, no? Un'ansia che sta dentro di me e vuole qualcosa da me, ma un'ansia che mi proviene da fuori, da un esame, da un incontro con una persona. E questo elemento che proviene da fuori da me, mamma mia che italiano, ciao professoressa italiano, oggi mi perdo. Ecco, istanza, che cazzo volevo dire? Boh. Lasciamo andare, recuperiamo, e quest'ansia che viene fuori da me, ah, ce l'ho! Mi produce pensieri su ciò, su come io mi comporto, quindi è come se avessi un occhio vigile acceso su di me, come ti comporti, che si fa, sei stato bravo, sei stato cattivo, ma cosa ha detto quello, cosa non ha detto, che pensava di te, e mostro la spalla in alto, e mostro la spalla in basso, e chiuso un occhio e non l'altro? Chi ci fa? Ti sei comportato buono? L'introverso trattenuto. L'introverso che anche se ha uno slancio sociale lo trattiene. Lo reprime perché può trovarsi in situazioni sociali soltanto se le pianifica. E le deve pianificare con estremo anticipo. Non amano i cambiamenti della vita, sono estremamente rutinari. Possono relazionarsi soltanto con pochissimi intimi e solamente quando questa relazione è programmata con anticipo. Evitano il contatto sociale perché sanno che quel contatto sociale potrebbe portarli a essere in difficoltà e quindi deve essere premeditato solo se estremamente necessario. Sono a Monesiglio, un paesino ai confini delle Langhe piemontesi, e mi sono accorto, riascoltando questo pezzo, che mi sono dimenticato il fulcro, il nucleo centrale dell'introverso trattenuto, ovvero che trattiene emozioni, pensieri, sentimenti, azioni, perché non vuole farli incontrare con l'altro. Ha paura dell'incontro con l'altro, ha paura del giudizio dell'altro, ha paura di ciò che potrebbe produrre in lui l'incontro delle sue emozioni con l'altro, ciò che potrebbe accadere. Pensa quasi che esprimere un'emozione possa causare una catastrofe. Questo tipo di introverso si riconosce quando pensa all'espressione di una parte di sé in ambito sociale, questo pensiero man mano finisce con qualcosa di travolgente e catastrofico. Secondo questa ricerca, essendo l'introversione una sorta di spettro graduale, se sei arrivato fino a qua e hai detto, oh cavolo, il primo ce l'ho, il secondo anche, il terzo pure, il quarto anche, significa che sei il quarto tipo di introvertito, di persona introversa. Idem, se hai i primi tre, se il terzo, se hai i primi due, se il secondo, se la seconda tipologia, se hai soltanto il primo, se la prima tipologia. Se hai il primo e il terzo, non ti conosci, secondo questa ricerca. Devi esplorare un po' meglio le tue caratteristiche introvertite. Quindi, che tipo di introverso sei? Fammelo sapere nei commenti, vediamo quanti introversi abbiamo in questo canale e di che tipo. Io sono introverso, sì, dai. Sono un po' introverso, un po' estroverso, un po' coglione. Ti è piaciuto il video? Sì, sicuramente. Metti un like, condividilo con una persona introversa che conosci, almeno con una. Adesso, condividilo adesso. Ora, vai, dai, bravo, clicca, tac, condividi. Fatto, vedi? Non ci ho messo niente. Hai fatto un favore a me, hai fatto un favore a te, perché così produco più contenuti di qualità e in quantità ancora più grande. Iscriviti al canale se non ti sei iscritto. Adesso va, clicca, tic, iscriviti. Fatto. E accendi il campanellino delle notifiche, fallo, vado, tac. Vedi, sono tutte azioni che puoi fare perfettamente nella tua introversione. E niente, mi sono perso un'altra volta. Ah, per accendi il campanellino per... Perché devi accendere il campanellino? Sono famoso io, figurati tu. Per non perdere le notifiche, per non perderti gli altri video. Ciao!
Che sono gruppo WhatsApp? Elementari. Impostazioni, silenzio per sempre.